Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e subito la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dal libro della Genesi. Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una tunica dalle lunghe maniche. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano e non potevano parlargli amichevolmente. Una volta i suoi fratelli andarono a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: «Sai che i tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro». Allora Giuseppe andò in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano e prima che giungesse vicino a loro complottarono di farlo morire. Si dissero l'un l'altro: «Ecco, il sognatore arriva, orsù, uccidiamolo e gettiamolo in qualche cisterna, poi diremo, una bestia feroce l'ha divorato, così vedremo che ne sarà dei suoi sogni». Ma Ruben sentì e volle salvarlo dalle loro mani, dicendo: da dare il suo figlio unigenito. Chi crede in lui ha la vita eterna. Ma quei vignaiuoli presero i servi e uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono. Il mio saluto più cordiale alle persone più vicine ad Alessandro Volta, voglio dire ai parenti, a coloro che hanno la dignità e al tempo stesso la responsabilità di discendere in qualche modo da una persona che indubbiamente costituisce un motivo di impegno. Diciamo che siamo davvero contenti di essere qui stasera. Il mio saluto poi va alle autorità, a Sua Eccellenza il Prefetto, al Signor Sindaco, agli assessori, ai comandanti dei Carabinieri, al Signor Questore, all'amico Spallino, eccetera. Per dire che
bello, che non so quando si aprirà l'anno centenario di Volta in modo ufficiale, ma mi sembra molto bello che sia questa sera qui, nella chiesa che egli frequentava quando si ritirava per riposarsi un po' e dove pregava e si fermava con la gente a discutere delle cose anche più immediate, più semplici. E non posso tralasciare il fatto che stasera ci troviamo a pregare per Alessandro Volta. Io credo che farà una certa impressione durante il canone dire per il tuo figlio e nostro fratello Alessandro, perché vi siamo di fronte a un gigante di sapere, di intuizione, di inventiva, e siamo come intimoriti, ma nello stesso tempo davvero lo scopriamo nostro fratello. Non faccio, evidentemente, non leggo la predica che ho steso e che i giornali hanno già pubblicato, la abbuono perché in fondo Gutenberg aveva ragione, e cioè se sono già pubblicate queste cose si possono andare. Ma vi dirò che mi ha interessato molto nei momenti di tempo che il mestieraccio del vescovo lascia, andare a vedere un pochino le fonti per ricostruire la figura umana di questo personaggio. La figura scientifica e tecnica io la lascerò quieta, intonsa, perché non mi compete. Intuisco che senza Volta la vita di oggi sarebbe diversa, e perché saremmo qui con le candele o le lampade o le lanterne, e perché non potremmo utilizzare il microfono, e perché non avremmo il frigorifero, e perché non avremmo poi l'internet e tutte le altre cose che dobbiamo dire che adesso arrivano. Perché lì è un'invenzione che davvero ha cambiato la vita dell'umanità, e non soltanto nei nostri popoli, ma l'ha cambiata dappertutto dove si ha l'esigenza di vedere e di muovere qualcosa. Ecco, a me preme così tracciare semplicemente qualche linea di umana di Volta, e vi dirò che l'ho scoperto comasco fino al midollo, nel senso che non è stato uno scienziato, come dire, ossessionato dalla specializzazione. È stato un uomo che ha scritto poemi in latino, è stato un uomo che è arrivato dalla formazione classica, dove la filosofia lo portava a porsi le domande, tant'è che con il suo amico, quello che poi ha preso da cui ha preso il nome la torre, Gattoni, avevano impiantato una discussione sulla possibilità che gli animali avessero anima, e lui riempie 11 quaderni per sostenere la sua tesi. Cioè, poi non c'è Comasco che non abbia scritto almeno una poesia, ma nemmeno le casalinghe si rifiutano di fare una cosa di questo genere. Cioè, è il gusto della totalità della riflessione. Così come
fatto di una semplicità, di una modestia, di una retrattività enorme. Non si interessava di politica, si trovava bene prima con gli austriaci, poi con i francesi, a lui interessava la sua vita di scienziato e di credente, di uomo di pensiero e di credente, però la praticità non l'ha mai abbandonata, tanto che col suo amico Gattoni continuava con gli esperimenti, ed era una cosa abbastanza ridicola pensare che Gattoni, che aveva inventato la possibilità di raccogliere l'elettricità diffusa nell'atmosfera durante i temporali e di far tintinnare dei campanelli in forza di questa elettricità raccolta, metteva in subbuglio la gente con queste forme, così come discutevano, eccetera, talvolta litigavano anche, ma non si è mai esaltato. Lui, iscritto alle maggiori accademie e alle maggiori, alle maggiori assemblee di scienziati del tempo, sia austriache, sia francesi, sia inglesi, sia olandesi, eccetera, però quando veniva a Como, quando veniva a Cannago, era la persona che si fermava a parlare con i contadini e mi ha fatto sinceramente, mi ha fatto schiattare dalle risa il fatto che arriva a Chambéry e trova un tipo di patate molto buono e lo porta a casa a Como, perché bisogna piantarle qui. Cioè il sommo scienziato che pensa anche a queste cose, no? Ecco, e poi mi ha impressionato la capacità con cui ha risolto il problema scienza e fede. Un fiorentino si era aggrovigliato e ne è rimasto un po' imprigionato, perché si era messo a litigare con i cardinali, che sono suscettibili, lo risaputamente, e ne ha combinate di cotte di crude, perché finiva per andar contro. Ma cosa era andato a prendere? La storia del sole che gira attorno alla Terra. Cioè, notate che già Bonaventura nel 1002 discuteva se il centro della Terra fosse il centro del mondo e rispondeva che probabilmente no, perché al centro doveva esserci Dio, e qui non poteva essere, doveva essere il diavolo, ma allora doveva essere tutto il mondo organizzato attorno al diavolo. Ma comunque, quando ci si per volta la cosa è chiarissima. Lui cerca, l'empiria la matematizzazione dei dati è distinta dalla fede e dalla filosofia, dal pensiero globale, e va avanti così con la tranquillità di una persona che non monta in cattedra in maniera così abbastanza urtata, neanche per sogno. Pensate che addirittura a Pavia capita che un anno gli studenti, i quali si sa che stanno per il professore più, più simpatico, lo eleggono rettore, oltre che professore. Ecco, poi dicono che noi abbiamo raggiunto delle mete che nel passato non c'era, allora erano gli studenti a nominare il rettore, così come nelle università medievali c'era la cattedra e la controcattedra, così che il professore era obbligato a mettersi alla stanga. E dicevo,
siamo di fronte a un uomo che ha risolto in una maniera serena questo grande problema e poi soprattutto la fede. È un uomo che ha avuto i suoi momenti bui, però è un uomo che ad un certo momento ha capito che doveva inginocchiarsi davanti al Signore, probabilmente non l'ha mai dimenticato, tanto che qui è scritto che veniva a pregare. Mi auguro che il Duomo, sul posto dove andava a pregare, per vedere l'altare, per sentire più facilmente la predica, venga segnalato in questo posto perché la gente sappia. Ecco, e poi il fatto che facesse catechismo, insomma, a San Donnino, cioè il sommo fisico che prendeva, e la gente che si accalcava lì per sentire come facesse a spiegare il catechismo. E lui che non si dava nessuna aria, nessuna importanza, e il Cicero dice: non osavano i canonici e i preti avvicinarsi a lui per sentire il catechismo perché lo ritenevano disdicevole, peggio per loro perché era la possibilità dell'ascolto di una persona che credeva, non nonostante, ma proprio perché era scienziato ed era filosofo. Ecco, ripensando, io credo che, certo, potremmo vedere delle ascendenze galileiane, cartesiane, eccetera. Ma io credo che le ascendenze sono da trovare nella famiglia, nella comunità ecclesiale a cui apparteneva e nella innata curiosità che i comaschi hanno dentro, non senza un atteggiamento di umorismo molto marcato, però allo stesso tempo protetto, un certo distacco, al punto che vuole essere sepolto qui, si prepara a morire con i sacramenti, siamo qui stasera a pregare per lui e aspettiamo che tutto l'anno ci sia data l'occasione per studiarne i diversi aspetti che credo siano da scoprire con un senso di meraviglia e di gratitudine al Signore. Preghiamo per Alessandro Volta, mi fa una certa impressione, ma tant'è, siamo qui a pregare per Alessandro Volta. Manifestiamo a Dio le nostre intenzioni, preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Thank you.
santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, lo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete di tutti, questo è il calice del mio sangue, nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della vita. Siamo distanti di silenzio, facciamo una preghiera e andiamo.
espressione molto bella. Io scappo in là. C'è un po' di lavoro in corso. Sì, forse c'era alle 5 ogni. Alle 5 c'era tutti i ponteggi. Sì, sì. Quello dello scopo, quello della via, quello del rosso. Ci sono tutti, eh? Non lo so, Milano diciamo c'è una forza.